Music. Il protagonista di questa puntata è in questo prato. Oggi parleremo delle erbe spontanee e del loro utilizzo in cucina. Nella tradizione alimentare italiana, le erbe sono fondamentali. Quelle cae bun erbette che fan fiori violettin e che a certe pitansette che dan gusti acuti e fin. Ma cos'è in definitiva il prebugiò? Quali le erbe e come trovarle? In un passato neppure troppo lontano, chi viveva in un contesto rurale conosceva qualunque risorsa spontanea commestibile. E proprio per questo ai bambini si insegnava fin da piccoli a riconoscere le erbe velenose dalle altre. Oggi solo poche persone sanno riconoscere con un buon margine di sicurezza le erbe commestibili. Un consiglio: se non sapete riconoscere le erbe, rivolgetevi a chi le trova per voi. Alcune sono velenose, altre potrebbero causare effetti collaterali. Ortica, finocchio, silene, valeriana rossa, tarassico, margherita belis, la bardana, il radicchio, la platagola acciolata, la borragine, il rafano e la cicerbite. Il piatto che si chiama prebugiò. Di piatti chiamati prebugiò ce ne sono tanti. Abbiamo scelto una delle varianti della Val Graveglia, nel Levante genovese. Come per l'insalata, anche per questa ricetta non esistono dosi precise. Ingredienti: cavolo nero, patate quarantine, sale quanto basta, aglio e olio. Esistono diverse versioni di questa ricetta. C'è chi usa al posto del cavolo le erbette spontanee o la valeriana rossa. C'è chi aggiunge all'impasto le castagne, i fagioli o la salsiccia. Sbucciare le patate e metterle a bollire in acqua fredda. Tagliare a striscioline il cavolo e poi metterlo a bollire. Schiacciare le patate in una terrina, unire il cavolo, l'olio e l'aglio e il sale pestati. Mescolare. Aggiungere ancora un filo d'olio e guarnire con cipolla cruda o cipollotti freschi. Servire caldo nel piatto di portata. E come sempre, ricordate che buon cibo è buona vita. Tu che te tritulle, tu che ti desiola. Tu che te tritulle, tu che ti desiola. Tu che te tritulle. Tritullo tutta mia.